Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Mortal Change. Bene, andiamo pure avanti, vediamo se si può aprire. Infatti si può aprire. Sono felice una volta tanto che apro qualcosa. Vediamo cosa mi dice. Un obelisco. Le strutture di Verdan sono costruite su immagini di Apexion per fare colpo sugli dèi. Lo stesso orgoglio che ha condannato i Prime a presentare. Presente e presente nei loro sudditi devoti. Non ci ho capito un cazzo. Vabbè, non importa, tanto non ci capisco mai niente. Quindi. Ok, pozioni qui, pozioni là. Un idolo. Perfetto. E andiamo a salvare di nuovo. Per carità, ho quattro nuove armi, non me ne sono neanche reso conto. Novità, vediamo cosa mi dici qui. Fucile da cecchino, ma. Per il momento vedete 10 colpi, ragazzi, nonostante faccia 145, che vi assicuro che è pochissimo, non ne vale la pena. Un fucile che scala in cuore e in armatura, che non mi ricordo cosa sia. Comunque non ho né l'uno né l'altro perché ho rosso tutti e due, e quindi ci vorranno livelli, livelli non ha senso. Questo qua non ha senso lo stesso. Io ho una classe che prevede determinati tipi di armi. Questi determinati tipi di armi mi dovrebbero aiutare comunque a abbassare i boss del mio livello. Quindi, se io non sono riuscito a ammazzare quello, non capisco cosa sia che non va. Shiv, questo troppa agilità. Quindi non le. Compongo perché per adesso mi servono averle lì. Vediamo un po' se qui possiamo andare. Ovviamente è chiusa con una chiave dall'altra parte. Quindi io sono venuto qua per. Non lo so, per salvare. Vabbè, mi fa piacere. È stato un piacere conoscerla. Andrei per la mia strada. Vedere se c'è qualcos'altro. Salve. Fa tanto piacere conoscerla. Ok. Perfetto, oh, mi hai dato una spada col buff, vabbè, mi fa piacere. Allora, vediamo un po'. Sicuramente con un'arma più prepotente avrei fatto più danni, ma alla fine. Oh, cazzo! Rilassata! Cavoli! Pesante! Credevi, eh? Io la verità, ci hai creduto fino alla fine, te, eh? Identi a te. Ci abbiamo due strade. Dove cazzo non la devo andare? Allora, qui mi sembra che vada di là. Dai, proviamo questa, va che è meglio. Qui abbiamo caricato. Sì, abbiamo caricato. E quello lì. Dove vada? Che cazzo? Era una. Non è. Me ne ero proprio accorto che avevo uno da dietro. Ma proprio non me ne ero accorto. E niente, non so da dove sia uscito, sinceramente. O mi ha seguito, poi me lo sono trovato dietro, o non ne ho la minima idea. Vabbè, ragazzi, niente, proseguiamo. È un po' infame sto gioco, proprio per niente. Ok, andata. Perfettico. Andiamo pure. Con calma, a questo punto è inutile lasciare, ragazzi, perché dopo vedete che succede. Meglio controllare bene e ascoltare bene. Ok, questo. Oh, cazzo è volato. Dicevo, si fa bene. Basta soltanto non aver fretta. Mamma mia, sto facendo un colpo. Ok, questa è andata. Avevamo detto che avevamo due strade. Una di qua. Io devo vedere questo tipo da dove cazzo è venuto, perché io non l'ho visto prima. Li sento spawnare, ma non li vedo. Purtroppo non avendo un radar. Tocca guardarmi spesso indietro. Calma. Calma perché non è difficile. Perfetto. Siete recuperati. Mi va bene. Io quello di prima non lo vedo. Non so dove sia uscito. Però qui non c'è.
Vabbè. Allora, qui vedo una cassa. La potrò aprire? Mi darai il fucile della vita? Non lo posso aprire. Vabbè, pazienza, mi faranno una ragione, insomma, sì. Devo ancora tornare indietro? Perché c'era un'altra strada. Più ai primi livelli c'era qualcosa che potrei aprire, credo. Se non sono già tornato, perché non mi ricordo un cazzo. Un pezzo d'armatura. Cazzo, se scendo qua non salgo più. Problema. E tu? Tu sei quello di prima. Che cosa strana, ragazzi. Vabbè, vediamo un po' cosa mi dici. What conspiracy are you part of? Only that can explain how you know the route through these woods. Old paths overgrown with vines, yet you were able to gain entry. How? How do you wield such sorcery? The tormentor is but a mist, moving freely like weeds through a thicket. A beast, like his siblings. Okay. The machines are out there. Where can I find them? I know not, but they are boards of barbed wire. They wander and wander to no avail. Evil itself could not bear this talk. The purest of poison seeds in the vines of plots and actions from a malicious spirit. Once a sickened body that was put down. Now no instrument of war led to believe I had vanquished it with steel, but only to realize it spread like seed on the wind. È un po' The fumato, eh. purest of poison seeds in plots and actions from a malicious spirit. Once a sickened body that was led to believe I had vanquished it with Ci dice le stesse cose di the prima, vedete? purest of plot. Ok, no, è più capirlo, perché mi sembrava, però ho detto magari io, sì, sono stupido io però. Ok, anche qua è andata, io a questo punto vado qua, poi là ci ritornerò, che vi devo dire, perché questo mi preme molto di più in questo momento. Aumenta la capacità di stringa. Che cazzo è la capacità di stringa? Che troppa roba. Ovviamente sono in troppi, non posso tornare indietro, mi sembra ovvio. Me ne andrei un attimo qua. So che scappare non è proprio la migliore delle cose. Però mi dai un po' più di tempo per prepararmi. Ok. Ecco, adesso. Oh cazzo! Non me la aspettavo. Non me l'aspettavo sicuro. Ma vuoi morirci? Ok, è morto. Ok, calma, 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 sangue freddo. Oh, cazzarola! Ma no, ma mentre mi curo sei proprio un bastardo. No, questo è da bastardi proprio infami. Bisogna proprio dirlo. Sono venuti in 40.000, io non potevo fare niente. Perché mi intontiscono, quando mi intontiscono non posso muovermi. In più quando ti curi quell'imbecille sta fermo come un coglione, quindi siamo tutti contenti. Da questo gioco è inutile curarsi, inutile far niente quando ti vieni colpito, perché è inutile far tutto. Va bene, abbiamo capito, ricominciamo, scusatemi tanto e ci vediamo fra poco. Allora sono andato dall'altra parte per vedere un po' com'è, tanto almeno lo faccio vedere. È sempre infame, però sembra più fattibile. Carichiamo. Ok. Andiamo a vedere se riesco a prenderti. Ok, qui sembra un pochino più umana la cosa. Vediamo un po'. Carichiamo. Dopo vado anche là. Ah, ma ha fatto un obelisco. Non vado a caricare, a salvare, cioè. Vado a vedere un po' com'è la situazione. Oh, c'è qualcosa. Oh, cazzo, scusate. Perfetto. Sheridan. Non posso usarlo perché comunque usa stat che non ho. Non capisco questa zona. Vai in un obelisco, non fai più niente. Salvataggio così. Per carità, mi fa anche piacere, però. È fine a se stesso. Non vado a salvare perché, ragazzi, tocca rifare tutto da capo. Non ha molto senso.
Ah, ecco la stringa cosa dice. Mi ha dato una cura in più. Forse la siringa, ho letto male, ma va a capire. Beh, questo mi fa piacere, una siringa in più non è che mi dispiaccia. Aia. Sì, ma cazzo, il danno da aria è veramente prepotente in questo gioco, eh. Ma guardate voi, ho preso lo stesso. Come ci arrivo senza farvi prendere? Vabbè, mi sembra giusto, dai. Ok, vediamo che finisca l'effetto. Curati, grazie, almeno sono full. E vediamo di riprenderci i nostri bit. C'ho dei pop-up che mi fanno prendere un colpo. Vedete? Ok, riprendiamoci i nostri bit. Con calma però, non andiamo di fretta perché è una strada. Ah no, questo è il tipo. Questo è il tipo strano, un po' fumato. E non c'è nulla. Ok, proseguiamo. E questa strada dovrebbe portarmi ai bit persi. Qui c'era l'armatura che abbiamo preso. Purtroppo non li vedo. Magari per prendere qui sarebbe stato. Vedete, esplorano proprio nel mentre. Lo so che è rischioso così, però. Ovviamente. Oh cazzo! No, non mi fa caricare, ragazzi. Ok. Non ce l'ho fatta. Cosa devo fare? Ovviamente non ho caricato, non ha fatto un cazzo di niente, sto idiota. Ovviamente. Cazzo, dai però, eh. Ovviamente deve caricare, deve fare troppe cose. Non ce la posso fare, ragazzi. Non ce la posso fare. Deve fare troppe cose. La telecamera non mi aiuta. Il lock non mi aiuta. Ok, ce l'ho fatta a farli spawnare senza che scendessi. Proprio al limite dell'inverosimile. Però così forse riesco a fare qualcosa. Il gioco me lo permette, lo faccio. Ragazzi, non voglio assolutamente stare qui un'ora per non far niente. E adesso piano piano uccidi. Ok, questa è andata. Ovviamente va preso, mi sembra giusto. Vediamo se riesco a prenderlo da qui. Quasi impossibile. Lui ovviamente ci riesce perché ha tutto lo spazio. Vi rendete conto del. Ah, tu sei salito lì? Beh, mi fa piacere. Non so come tu abbia fatto. Però me lo racconterai poi. Ok, io ho la possibilità di farlo, lo faccio. Non me ne vergogno sicuro. Ci metterò un po' di più, però almeno lo prendo. Ok, con calma. Se no, ragazzi, ci metto 30 anni e muoio e basta, perché è questo quello che succede. Dopo si è messo davanti lui. Non riesco a prendere l'altro. Però, se piano piano lo prendo, tolgo pochissimo, però lo prendo. Prendiamo la pistolina. Ci metterò tanto, però almeno non sciupo troppo i proiettili. È una bella palla, eh. Però, amen. Cosa posso farci? Ecco qua. Inutile sprecare 8 miliardi di proiettili quando posso fare quasi gratis. So che davanti è una palla a prenderlo, però. Almeno lo uccidiamo. Ok, ormai è morto, dai, insomma. Sembra che non scenda. Scende pochissimo. Vabbè. Ok, l'abbiamo quasi ammazzato. Una bella palla, però. Almeno non muoio, perché se devo morire 100 volte. Riesco a farlo così. Ok. Carichiamoci. A posto. Prendiamoci i nostri bit che ne ho persi ormai così tanti che. Ma prendilo almeno. Porca miseria. Cioè, che cazzo combini? Sono morto. Mi sembra giusto, no? Mi sembra ovvio. Ok, ci risono. Vabbè. Amen.
Quando non ci si riesce, non ci si riesce. Cazzo, ma te rincarica? Io non avevo mica capito, che rincarica. Non avevo mica capito che rincarica. Non si era capito un cazzo. Perfetto. Ovviamente doveva caricare. Ho una carica velocissima, eppure non riesco a caricare mai un cazzo di niente. Ok, data. Mamma mia. Ragazzi, mamma mia. Veramente terrificante. Qui si può andare su. Ecco da dove era salito. Vediamo se c'è qualcosa. Tanto il mio cane si sta strozzando. Poverina, vecchiotta. Allora, vediamo un pochino. E quindi si arrivava fino a qua? E io dove sono? Cioè, proprio da un'altra parte. Oddio. Ci si poteva venire anche da qui? No, non penso. Credo, vero? Ci si poteva venire. Sono tanto contento. Vediamo se qui si poteva fare qualcosa, ma... Cioè io praticamente da qua potevo evitarmi un bel dito in culo. Non l'ho fatto perché non lo sapevo e vabbè, adesso ho scoperto una cosa nuova. Non ho mica capito dove si passa. Di qua, ecco, ok, scusate. Quindi se passavo di qua forse era un po' più facile, ma non lo so, Tanto comunque quello saliva. E quindi insomma sì. Va bene, andiamo avanti. Ho preso un bel po' di bit. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa di buono. Questo l'avevo preso prima inizialmente. Eccolo qua. Questo non è niente di buono. Ok, vediamo così. Ovviamente qui c'è tanta gente. Quelli che avevano ucciso prima. Ok. Perfetto. Stiamo attenti perché sta cazzo di cosa di veleno è micidiale. Oh, mamma mia. Ho usato un po' di arma speciale, ma non è servito un cazzo di niente. Vabbè, pazienza. Qui si può andare. Qui si può andare, però ci andrò dopo. Adesso vediamo cosa c'è qui prima. Vediamo se c'è anche qualcosa qua. Ecco, questa strada sta tanto di boss. Oh, ma qui si può salire. Qui dove si può andare? Qua. Però questo mi mette in una posizione che forse... Questo con un po' con un po' di qualcosa. Perfetto. C'è Robin Hood. Bisogna dirglielo. Cazzo, sei bravo bravo, Eccolo qua. Ah, questa è sbagliata però, Ok, andata. Io avrei rollato davanti, vabbè. Mi si è fatto male lo stesso. E siamo a posto. Saliamo un po' qua e vediamo dove vado. Siamo in un posto pieno di sole, di natura, di tante camomille, un tè. Allora, beh, sembra un posto interessante. Ovviamente ho rollato invece di spingere quello. Vabbè, posto pieno di cose da fare. Vabbè, amen. L'importante è prendere le cose, poi dopo se servono meno vedremo. Qui si scende un ammazzo, quasi. Ok, andiamo, vediamo se c'è sto boss però. Non lo so. Ah, ormai dovremmo... Secondo me il boss è qui, perché... Che senso avrebbe? Un posto così bello. Luci strane, ma... Qui si va. Ragazzi, sento, ma non vedo. Ed è inquietante. Eccoli! Ok, mi hai dato qualcosa. Fa piacere. Evidente. Ovviamente volevo dire, cioè... Oh, rilassata! Ok, sono venuti da dietro. Vi rendete conto di che infamata? Ok, l'importante è che li ho capiti dove erano. Mi sono salvato. E vediamo dove porta tutta questa strada. Vediamo che non fosse la principale, perché insomma sì. Un obelisco? Who's here can hear my plea? Io? Ma forse ci vengo dopo. Adesso facciamo altro. Ho già capito che sarà un dito in culo. Dopo vengo a udire quello che hai da dirmi. Adesso vediamo cosa posso fare di qua. Vediamo cosa posso fare di qua.
è un obelisco. Però direi, eh no, c'è solo stronzi, ci sono. Cazzo. Ok, ucciso. Ovviamente vi ha fatto un male cane. Ok. Vediamo cosa c'è. E dimenticati, posti che non posso aprire, casse che non posso aprire, mi sembra più che giusto. E qua non c'è un cazzo di niente. Io spero di trovare un obelisco, ragazzi, perché la vedo tanto brutta tornare qua. E come dicevo, la vedo tanto brutta. Vediamo un po'. Ovviamente non controllo mai se ho... No, ci metto troppo. Allora, andiamo di qua. Oh, ma c'era una cassa. L'ho mica vista io, eh. Andiamo di qua. Un tronco. Che cazzo. Ok. Fatto. Ucciso. L'ho messo un po', però l'ho ucciso. Oh, qui c'è qualcosa. C'è qualcosa. Qua non posso andare. Cioè, posso, ma dopo non torno più indietro. Vabbè. Andiamo bene, eh. Non ce l'obelisco, ho finito le munizioni. Dai, mi sembra una cosa piacevole. Ok. Può andare qua? Sì. Può andare qua. Il motivo? Ditemi che c'è un obelisco. Non c'è un cazzo. Qui anche crollando non posso fare niente. Probabilmente si aprirà dall'altra parte. Io, ragazzi, non ce la posso fare senza munizioni, quindi picchietto piccolo lo vorrei. E andiamo a vedere cosa possiamo fare. Ci sono tante strade che purtroppo non ho percorso, vorrei percorrere. Ma ho tanti bit e vorrei usarli. Ovviamente. No, non posso fare molto. Ok. Oh, cazzo. Vabbè, ragazzi, dai, ci fermiamo qua. Direi che cercherò di andare a recuperare quello che posso. Io quindi, come al solito, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, fammi sapere cosa ne pensate. E adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao.